Cominciamo con la prima parte dell'esperimento. Prendiamo la corda numero 1 e calcoliamo la sua velocità cinematica, diciamo così, senza cambiare la sua tensione. Infatti vediamo che queste caselle sono vuote perché io non applico il dinamometro, ma lascio questa corda bloccata con la tensione fissata data dal bischero, cioè dalla chiave che tende la corda. Quindi massa e lunghezza e la densità lineare della corda non mi interessano in realtà in questo esperimento. Cominciamo dunque con la corda in tutta la sua lunghezza, 1,145 m, e subito possiamo calcolare la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale, perché è il doppio. Questo è il doppio di questo. Mi serve la frequenza per poter fare la moltiplicazione lunghezza d'onda frequenza e trovare la velocità. La frequenza la trovo attraverso Audacity. Dunque la situazione è questa: la corda nella sua lunghezza intera, lambda 1 uguale 2L, F1 lo trovo con Audacity. Questo è il profilo sonoro del suono di questa corda. Si vede che l'intensità sonora si spegne, dopodiché bisogna pizzicarla di nuovo, e quindi questi impulsi sono tutte le pizzicate che ho dato ripetutamente per sostenere il volume sonoro. Possiamo anche ascoltare un momento questo suono. Zoomando possiamo anche vedere com'è fatto il profilo sonoro di questo suono. Si fa fatica a riconoscere il periodo dal profilo sonoro. Tuttavia, dallo spettro, lo spettro armonico, si possono vedere bene le varie frequenze, i vari picchi. Questi picchi, qui immagino che sia la fondamentale, la prima armonica, la seconda, la terza e così via, sono quelli che io ho schematicamente rappresentato in questo disegno. Dunque con il cursore andiamo a misurare i picchi. Primo picco, questo qui, 114 Hz, secondo picco 228, terzo picco 342, io leggo sempre qua in basso il picco man mano che sposto il cursore. E misuriamo in questo modo 7, 8, 10 armoniche successive, le loro frequenze. E vediamo che sono tutte multiple della fondamentale, che è 114 Hz, questa qua. E ricordiamo anche che la distanza, fra la differenza di frequenza fra un picco e l'altro, è sempre 114 Hz e si mantiene costante, anche se dal grafico non sembra, perché il grafico è riportato in scala logaritmica. Però tutte queste differenze di frequenze da un picco all'altro sono tutte quante costanti e sono tutte uguali ai 114 Hz dell'armonica fondamentale. Qui ho riportato tutte queste frequenze, 114, 228, 342 e così via, che ho letto sullo spettro sonoro di Audacity. Si vede che sono tutte equidistanziate di una quantità pari alla fondamentale. Dopodiché ho fatto la media di tutte queste differenze. Questa media è indicata qua. E quindi l'ho riportata nella tabella che vedevamo prima, 114,6-115 Hz circa. Ora moltiplico lambda 1 per la frequenza 1 e ottengo la velocità delle onde sonore in questa corda dove ho utilizzato la fondamentale per fare i calcoli. Finora abbiamo lavorato con la prima corda con la sua intera lunghezza. Adesso blocchiamo la corda in un punto qualsiasi e accorciamo la sua lunghezza in questo modo. Ora il tratto di corda su cui lavoriamo è più corto, per esempio è soltanto da qui a qua. Dunque stiamo in questa parte dell'esperimento dove abbiamo accorciato la corda. Abbiamo misurato L', l'abbiamo raddoppiata per trovare lambda 1', e ora ci serve la nuova frequenza. Perciò registriamo il suono della corda con il microfono e lavoriamo con Audacity. Ora la nuova lunghezza è 87,8 cm. Questo è il profilo sonoro registrato con Audacity con tutte le varie pizzicate per sostenere il suono. Questo è il profilo sonoro e soprattutto questo è lo spettro, l'armonica fondamentale. Leggiamo in basso a sinistra picco 149 Hz. La seconda armonica 298 Hz, la terza armonica 446 Hz e così via.
Riportiamo tutte queste frequenze armoniche nel file Excel come prima. Vediamo che giustamente sono tutte equidistanziate di circa 150 Hz. Facciamo la media di tutti questi valori e troviamo appunto 150 Hz, che andiamo a inserire nella tabella. Dunque, la lunghezza si è accorciata, la lunghezza della corda, e di conseguenza si è accorciato anche la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale. In compenso, come era logico, è aumentata la frequenza rispetto all'armonica fondamentale. Il prodotto di lunghezza d'onda per frequenza dà praticamente la stessa velocità di prima. Questo dimostra quindi che quest'onda qui, che è più corta della precedente, cioè la nuova armonica fondamentale con la corda più corta, ha una lunghezza d'onda minore rispetto alla vecchia fondamentale con la corda lunga. C'è anche una frequenza maggiore, tuttavia la velocità è rimasta la stessa, quindi la velocità non dipende dalla lunghezza d'onda e dalla frequenza, che pur essendo cambiate, comunque la velocità è rimasta uguale. Poi ho accorciato ulteriormente la corda, ogni volta di più, registrando ogni volta il profilo sonoro, studiando lo spettro armonico con tutte le frequenze, questa per esempio 196, la prima armonica, e riportando tutte queste armoniche nel file Excel, facendo quindi la media delle differenze costanti tra di loro, 198 Hz, riportandola qui nella tabella riassuntiva e così via per le altre lunghezze accorciate della corda. Ogni volta la lunghezza d'onda della fondamentale è diminuita e è aumentata la frequenza della fondamentale, in modo tale però che il prodotto è rimasto più o meno all'incirca sempre costante, intorno, è leggermente aumentato, però sta sempre intorno a 260-270 metri al secondo la velocità. Dunque, in conclusione di questa prima parte dell'esperimento, possiamo dire che la velocità si mantiene all'incirca costante, malgrado lungo la corda viaggino onde di lunghezze d'onde molto diverse, che vanno da più di 2 metri a circa mezzo metro e di frequenze molto diverse, a dimostrazione che la velocità delle onde lungo la corda non dipendono da lunghezze d'onda e frequenze. Cioè tutte le onde, tutte le lunghezze d'onde, tutte le frequenze viaggiano con la stessa velocità lungo la corda.